Che dobbiamo dire ragazzi stasera? Lo faccio io il video o fate voi? Fatemi sapere. Se volete lo fate voi direttamente e commentate voi direttamente perché io sì, ho visto un bel risultato, ho visto quello che volete, ho visto una bella prestazione, quello che volete, ma dopo due partite che abbiamo giocato di merda, oggi dovevamo vincere. Abbiamo fatto un gol sul rigore in tre partite, forse non è mai successo nella storia di Lecce. Stiamo battendo tutti i record negativi. C'è da dire che stasera, rispetto alle altre partite, abbiamo visto qualcosa in più. Questo sì, abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo pareggiato a Benevento, un campo difficile, ostico, con una squadra che scendeva dalla Serie A, con una squadra 3-4 volte più forte della nostra. Dite quello che cazzo volete. Ok, ma se non segniamo, abbiamo avuto un sacco di occasioni su questa sera, ma tutti le caramelle. Ma come, che cazzo veniti al posto dei piedi, caramelle, burro, che cazzo veniti? Cioè, spuntati già cazzo de porta, è vero siamo stati sfortunati, abbiamo picchiato palo, però tutto sommato secondo me il pareggio è stato giusto perché alla fine in prota poteva segnare praticamente 1 metro e ha tirato fuori col portiere a terra, quindi diciamo che tutto sommato il pareggio è il risultato più giusto, però secondo me lei ci ha fatto qualcosa in più, ha avuto 17 tiri in porta rispetto a 8. Poi abbiamo fatto non so quanti, 17 tiri, noi poi 17 tiri totali e una decina, 11 in porta. 17 tiri e abbiamo fatto 0 gol. 0 gol. 0 gol. 0 gol. 0 gol, porco Giuda. 0, 0 gol. 0, porca troia. Come cazzo facciamo? 0, 0. 0, 0, 0, 0 gol. Come vogliamo fare? Come fare? Decidimela lui, porco puttana. Decidimela lui, io stampaccisco questa notte, non ci torno. Non è possibile che faccia 17 tiri e faccia 0 gol. Decidimela lui, com'è possibile? Com'è possibile? Cantone 3 partite facciamo una rete sul gol di rigore di coda. Poi Baroni, Brufassire, coda e Attosire, Rodriguez. Rodriguez, Rodriguez, Baroni, non capisci un cazzo. Già la squadra c'è, i giocatori sono forti, no? Oggi non c'è nulla da dire, la maggior parte hanno giocato bene, tranne qualcuno, Strafezza ha fatto cagare, anche se ha preso palo, ha avuto un sacco di occasioni, ha sbagliato un sacco di passaggi. Per il resto, Hjulmand non può fare quel ruolo, assolutamente regista, la difesa si è comportata bene, Gallo, a parte qualche imprecisione, ha giocato bene, difesa perfetta, e Gendra ha giocato bene, Calabrese ha giocato ancora meglio di lui, Di Mariano ha giocato bene, ha fatto una grandissima partita anche. Ha saltato l'uomo anche praticamente ha imbarazzato gli avversari. Uno gli ha fatto tunnel. Quindi comunque non giocare Gargiulo. Ni, diciamo. Maier ha fatto una buona partita. Buona partita. Quindi, diciamo che ha giocato come ha giocato. In fase di impostazione male, in fase di interdizione ha giocato bene. Quindi bene o male, comunque i giocatori hanno giocato. Diciamo che è buon auspicio per le prossime partite, però se poi arriviamo innanzi la porta e sbagliamo, facciamo tutto, cioè, come fare? Come vincimo? Come vincimo le partite? Nulla vincimo chiui, nulla vincimo chiui, nulla vincimo, nulla vincimo chiui, nulla vincimo chiui, grazie le partite, come cazzo vogliamo fare? Non si può fare così, dai, porco Giuda, dai, che cazzo, tutte caramelle, spuntare, giocarsi le pariare, è vero che Yurman ha fatto un miracolo, spaccati le braccia, spuntati, cacciati lo sangue e le palle. Cacciati le palle, porco Giuda, spaccati. Onorari sta cazzo di maglia. Sì, hanno giocato, hanno fatto un bicchiere di pompirino. Però quando cazzo è in cima così, mai in cima. Che cazzo, davvero. Mamma mia. Mamma mia, torna una notte di incubo, torna. Non voglio Luigi, lo pareggio. Non voglio Luigi, tocca a vincere e basta. Dopo due partite... Dopo 1 punto tra 2 partite, andiamo a vincere. Abbiamo fatto 2 punti a 3 partite. Stiamo seguendo il trend negativo dell'anno scorso, che abbiamo fatto in tra 6 partite 6 sconfitte, anzi 5 sconfitte e un pareggio con la Regina, che abbiamo potuto perdere. Che cazzo ci sta facendo? Ci sta facendo. Caro, non vogliamo lottare per la salvezza, vogliamo lottare almeno per i playoff. Tocca a cangiare. Allora, comunque questa sera è di buon auspicio. Ovviamente diamo fiducia per la prossima partita, speriamo bene, questo sì perché noi siamo tifosi e speriamo il meglio del Lecce, però... Non si può fare errori sotto porta, è come quando un difensore sbaglia e piglia la rete, la stessa cosa quando un attaccante non segna, gli attaccanti non segnano, coda, Iabu Dubessire per Rodriguez, tutto qui, basta, e spiccia la cosa. Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, per favore, seguitemi su YouTube, seguitemi anche su Instagram, Marco Guacci se volete, perché metterò quando andrò in live, queste qua.
Fatemi seguire da chi volete, amici, parenti, cugini, frati, qui giocavo lì. Aiutatemi per favore a crescere il canale, sarei felice e contento. Ci vediamo domani per le pagelle, comunque la maggior parte ovviamente hanno preso la sufficienza, tutti, non credo che ci sia stata un'insufficienza, no, neanche Strafezze, perché comunque almeno sei, forse Strafezze è quello che ha giocato peggio secondo me stasera, anche se ha preso il palo. Primo tempo sottotono, secondo tempo comunque ha fatto qualcosa in più. Più che altro sbaglia sempre e tira fuori o sbaglia passaggi, poi si intestardisce a saltare l'uomo e non ce la face. Quindi, comunque, ragazzi, sempre solo Forza Lecce, Bari e Salerno, merda tutta la vita. Alla prossima partita tocca a Bencivo. Speriamo bene. Stasera comunque ho visto un buon Lecce. Sono contento, diciamo, della prestazione, però non del risultato. Ecco, prestazione sì, risultato no. Vediamo la prossima, ragazzi. Buonanotte a tutti, dai, mitico, gracias, giallorosso. Vi mando un bacio, un saluto e un abbraccio virtuale a tutti. Vi voglio bene, alla prossima. Ciao ragazzi.